Castelli di Ceramica è un progetto di innovazione e design che lancia sul mercato della quotidianità una linea di oggetti castellani, artistici e moderni da usare tutti i giorni, destinato alle generazioni più giovani. Come avete innovato? Abbiamo semplicemente applicato sensibilità a tutto ciò che di grande già c'era, quindi abbiamo preservato la tradizione, la bravura, l'identità degli artigiani per conferire a questi grandissimi valori l'innovazione che poteva portare tutto questo nel terzo millennio, adducendo delle nuove funzionalità al prodotto. Una linea di oggetti quotidiani realizzati con un occhio sempre attento alla grande tradizione della ceramica di Castelli, ma che punta attraverso l'innovazione del design alla conquista di mercati contemporanei. L'idea è di introdurre in un segmento di pubblico più giovane. Diciamo, il segmento obiettivo sono le giovani coppie appassionate di design e quindi far scoprire loro una tradizione straordinaria ma con nuove funzionalità. Quindi l'introduzione sul mercato è attraverso i canali commerciali tradizionali, ma anche i nuovi canali digitali che ci danno sbocco su nuovi segmenti e nuove potenzialità. Sono particolarmente costosi? No, assolutamente no. Sono varie fasce di prezzo possibili, ma soprattutto ci sono personalizzazioni di vario tipo che permettono anche ai ceramisti di esprimersi in maniera libera. La provincia come sostiene questo progetto innovativo? Questo si inserisce in un progetto più ampio che la provincia ha avviato da circa un anno, cioè quello comunque di coinvolgere il territorio per elaborare delle idee e delle soluzioni progettuali. Oggi abbiamo l'occasione di presentare questo eccellente progetto che sarà finalizzato al recupero della ceramica di Castelli in vesti innovative. Ci sarà la possibilità di coniugare la tradizione di Castelli con le più moderne tecnologie per conquistare i mercati futuri. Il più recente cambiamento d'epoca Castelli lo ha vissuto lo scorso Natale, quando il suo originalissimo presepe monumentale è stato ammirato da tutto il mondo in Piazza San Pietro, un'iniziativa, quella sostenuta dal Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, e particolarmente apprezzata da Papa Francesco.